È stata approvata in Consiglio Comunale a Pescara la delibera che pone le basi per una variazione del progetto di riqualificazione delle aree di risulta, secondo gli accordi presi con i rappresentanti di categoria. Quello di oggi è solo un passaggio, il primo passaggio del progetto sull'area di risulta che interesserà il Consiglio Comunale. Adesso la parola passa ai cittadini e crediamo sia la fase più importante, perché tutti i cittadini potranno presentare osservazioni, critiche, contributi al progetto che è stato adottato dal Consiglio Comunale. Poi si tornerà di nuovo in aula per valutare le osservazioni. Io prevedo che arriveranno a centinaia, visto il livello di dissenso che c'è in città su questo progetto, e solo successivamente all'approvazione di questo secondo atto sarà possibile avviare le procedure di gara. Ma i tempi sono tali per cui questa amministrazione, che andrà a casa il 26 maggio, non sarà nelle condizioni di poter completare questo iter. Quindi io voglio tranquillizzare i cittadini che questo progetto non sarà mai realizzato. Siamo sicuri che nella fase delle osservazioni i cittadini esprimeranno numerosi le loro richieste di modifica. Siamo sicuri che arriveranno centinaia di osservazioni che dimostreranno alla maggioranza di centrosinistra, che ostinatamente ha voluto continuare a mantenere in piedi un progetto che non ha le gambe per camminare, siamo sicuri appunto che la città darà il proprio contributo e che questo progetto fortunatamente non vedrà mai la luce.